Eccoci per il quinto episodio di questo Let's Play con Venezia. Ok, ci eravamo lasciati con l'intenzione di attaccare i portoghesi, in quanto si trovano in una situazione davvero non invidiabile, persino peggiore della nostra. Infatti hanno... Vediamo se li troviamo qui. Ci risultava avessero po'... pochissimi uomini. Portugal. Eccoli, 2900. Com'è che prima non li ho visti? Vabbè. E sono... i loro alleati sono in pessime condizioni, Aragona e Inghilterra, e sono inoltre attaccati da una coalizione molto potente di Scozia e Francia. Non hanno assolutamente possibilità di scampo, quindi avevo richiamato il nostro diplomatico e pensavo di... non so se prima magari proporre un'alleanza con la Polonia in modo da tutelarmi le spalle. Inoltre penso che questa guerra ci possa far raggiungere l'obiettivo di aumentare il prestigio fino a 50 in modo da guadagnare anche un po' di stabilità, che è proprio quel che ci serve. Io intanto ripensavo, abbiamo un po' di potere, no, non abbiamo proprio per nulla potere. Accidentacci. Tra l'altro qualcuno mi consigliava di attaccare prima la Serbia, ma la Serbia non è in una condizione così sfavorevole come quella portoghese, e inoltre io ho già una disunità, possiamo dire, religiosa, divisione religiosa all'interno dello Stato molto grave. Ho molte province che non posso convertire e verso cui ho una pessima tolleranza. E adesso non trovo religione. Come andiamo a overextension? Besta per andare a zero, no? Più che altro sarà molto importante. Dov'è? Ecco. L'integrazione di questa provincia, perché poi grazie a questa potremo integrare questa. E se prendiamo le isole ai portoghesi, anche le isole, prima di integrarla non potremo farlo. Spero che però entro la fine della guerra... Quanto sono lontane le isole? Beh, quest'isola non è più lontana di cui... Questa però invece è lontanina, eh? 440. 440. Il nostro limite è 240 e questo è... questo è vicino. Distanza. Ok. Tutti questi numeri stanno... Comunque, quindi da qui che è 150, potremmo... 160 quasi, però non potremmo arrivare a più di 400, quindi questo è fuori range. Peccato. Sarebbe stato più conveniente prendere questo, forse. Costava di più. Vabbè, e comunque non credo ci causi troppi problemi dover aspettare un po' di più per le Azzorre. Non hanno queste. Tra l'altro sono province appunto cattoliche, il che mi rincuora un po'. Basta che non avremo una sovraestensione troppo alta. Poi volevo reclutare qualche... però costano un po' tanto. Perché costano così tanto? Per l'overestensione.
extension. Del resto non abbiamo manodopera. Oh no, dobbiamo reclutare. Li abbiamo sbandati prima, ma con i mercenari è sempre così, bisogna. Come rischio rivolte però, rischiamo un po'. Allora, intanto dovremmo compattare la flotta. Cavalieri, non ci siete. Allora, facciamo subito questa alleanza con la Polonia. Non è in guerra per la Polonia. Tranquilli. Allora, io più che altro volevo dichiarare guerra prima che l'Aragona andasse in pace. Ma non è più alleato l'Aragona. Probabilmente. Ah, cavoli, non hanno proprio più. Non hanno più alleati. Vuol dire che quando sono stati attaccati, già dalla scorta. Chi li ha attaccati? Comunque, gli alleati li hanno abbandonati. Quindi non hanno proprio neanche più speranza di essere aiutati da qualcheduno. E appunto loro. La Scozia ha attaccato l'Inghilterra, è andata così. E perché l'Inghilterra non è più alleata al Portogallo? Questa è la domanda. Vabbè. Comunque meglio così. Meglio. Molto meglio così. Vittore. Allora, a sto punto abbiamo riempito il nostro slot diplomatico. Io direi prima di dichiarare guerra. Ci conviene forse, allora, assegnare questo e portare l'esercito in Spagna in modo che non possano impedirci lo sbarco perché hanno una flotta abbastanza potente, non numerosissima però. Non riesco a capire quale può essere tra le. La nostra è più numerosa, però noi abbiamo più galee e loro più navi pesanti. Se, probabilmente se li affrontiamo nel Mediterraneo non hanno speranza. Però, com'è che. Quanto sono forti queste navi? Sono molto più potenti delle galee. Valgono come 3 galee, anche un po' di più. 3-4 galee. 3 galee, dai, diciamo. Sì, sono forze pari. Se andiamo nell'oceano vincono loro. Forse. Che leader hanno? Invece nel mare dovremmo vincere noi perché è più adeguato alle galee che non alle caracche. Allora, i leader li troviamo qua. Portogallo. Eccolo, hanno un ammiraglio e un esploratore, uno migliore della. Ma. Accidentaccio. Com'è che il nostro Jacopo Casanova non è in grado di. Com'è che si chiama? Manuel de Paiva, Pedro de Magalhães. Boh. Quel che è. Insomma, meglio non ingaggiarli in battaglie navali. Iniziamo a imbarcare, proprio tutti li abbiamo imbarcati. Ah, giusto, ci sono le lezioni. E naturalmente manteniamo questo. Che adesso è diventato un leader di tutto pregio.
Allora, adesso noi stiamo annettendo Naxos, fabbricando, ecco giusto, ci prepariamo alla guerra contro la Serbia e poi questo lo potremmo mandare. Allora, prima di tutto, oh, stanno stravincendo contro l'Austria, questo mi rende molto felice. La Castiglia da solo, perché sta, certo, perché l'Aragona l'hanno conquistata. La mia speranza è che prima o poi questi qui si tolgano dall'unione personale con Aragona, perché se no è mia intenzione conquistare tutta sta regione. Stato Pontificio Maleficus. Allora, facciamo così. Mandiamoli qui, poi facciamoli tornare. Fra 6 giorni li mandiamo in Castiglia. Beh, potevamo anche aspettare un po' di più. Dove li mandiamo allora? L'Austria ci odia, proviamo a mandarli in Austria. Spero di poter usare il prima possibile questo colono. Com'è il mantenimento? È al massimo. Ottimo. Abbiamo un'economia tutto sommato accettabile, stranamente. Non abbiamo più esaurimenti di guerra, no, va tutto abbastanza bene. Volevo, ecco, volevo vedere l'unità religiosa, che è abbastanza spaventevole per quanto è bassa, però dov'è che è? Bella domanda. Sapete che non so dove la trovo. Penso che sia qualmeno, ma sarà segnata da qualche parte. Comunque ci aumenta un pochino il rischio di rivolta. Allora, dovrebbe essere segnato nella religione. Cardina. Al nostro Alvise. Qui come va? Momento. Speriamo non ci muoiano. Chi potrebbe succedere a noi? Ma per il momento siamo abbastanza al sicuro. Però non è detto che continui così. Essere controllori della curia ci dà parecchi benefici. Soprattutto il diplomatico è molto utile. I leader senza mantenimento che ci dà più 1 di tecnologia militare, di punti militari ogni mese. E anche gli advisor, più influenza papale che ci consente di mantenere il nostro ruolo. Allora, la flotta portoghese, se riuscissi a intercettarla simpaticamente prima che si raggruppi, potrei magari distruggerla. Però questi un po' li voglio fare ancora. No, forse non è una buona idea, devono seguire il resto della flotta. Li facciamo andare in giro fino a fine mese e poi li richiamiamo. Spero l'Austria non faccia troppo presto pace. Altri 2000 uomini. Un po' in ritardo. Allora, chiediamo l'accesso militare alla Castiglia per quel tanto che è utile a sbarcare i nostri uomini. Tre cardinali. Ottimo.
cercheremo di impedire ai più importanti, tipo all'Austria, di... Soffre un po' la nostra flotta. Oh, bene. Ma possiamo soffrire un po' di inflazione. E dichiariamo guerra. Intanto che non hanno alleati. È il momento migliore. Però prima magari è meglio richiamare queste navi. Però queste non arriverebbero in tempo. Aspettiamo la fine del mese. Solite. Tutto questo ci costa un po' di... Vabbè che non sto sprecando il mio diplomatico nel frattempo. Bisanzio non esiste più. Questo dovevo mandarlo qualche giorno fa. Speriamo arrivi comunque in tempo. Ecco, ti pareva che non ci fosse qualche rivolta. Greek Patriots. E se ce la fanno, cosa succede? Dove è Greek? Ecco. Solite stupidaggi. Flotta portoghese. Allora, facciamo finta di niente a Corfù. Vediamo se hanno creato degli altri uomini nel frattempo. O se sono completamente privi di previdenza. Non li troveremo mai, meglio l'ordine alfabetico. Allora, Portogallo, già 4.000 uomini, quindi meglio dichiarare subito guerra prima che possano... fare qualcosa. Francia. Andiamo a Lisbona, prima di tutto. Penso sia lì il loro esercito. Allora. Questi sono ancora qua, però non credo possano essere raggiunti. Allora, se noi riusciamo ad entrare... questa provincia, c'è questo pezzo di mare, secondo voi? Allora, 31, 9, perché ci scontreremo qua? Vediamo se... Vorrei capire se questo è oceano o mediterraneo. Perché non vorrei scontrarmi nell'oceano. Ah, però va a Maiorca, perfetto. Qui hanno 3.000 uomini a Lisbona.
Abbiamo guadagnato qualcosa da... No, non hanno saccheggiato un bel niente, sti geni. Non hanno leader, bene. Perderanno subito 3 uomini, penso. Qui non possiamo certo spendere così tanto. Allora, io come prima cosa direi... Mandiamo 2000 uomini in Algarve e questi li facciamo un po' saccheggiare il Portogallo. Quella, questi come... Come hanno fatto a sfuggire in questa maniera? Non credo arriveremo mai in tempo, anzi... Vabbè, ci sono sfuggiti al momento. Cancelliamo l'accesso militare. Questi non sono arrivati in tempo. Direi fate un po' i saccheggi 4 5, bravi. Ci serve un po' di finanziamento. Sono anche province ricche queste portoghesi. Qui abbiamo un altro uomo. Qui io direi di fare un trattamento un po' più. E questo intanto lo possiamo anche mandare a Roma, come al solito. L'armata si trova in buona condizione, la flotta, solo 2 navi, non sono proprio perfette, però mi chiedo dove sia, eccola qui, sta cercando di andare in soccorso la flotta portoghese, ma vediamo cosa riusciamo a combinare. Non hanno altri uomini, sembra che siano tutti qua. Però suppongo che in realtà ce ne siano. Allora, vediamo quanti sono. Li avranno in Scozia o chissà dove. Allora, Portogallo, hanno 1500 uomini. Quindi non sembrano in grado di farci il... No, però io sto sbagliando tutto, mi sto dimenticando. Allora, i soldati sono importanti. Sarebbe anche Ceuta. Una bella razziatina a Ceuta non farebbe male. Tra l'altro, magari a Ceuta non sarei così a rischio di assalti improvvisi. Devo bruciargli la colonia. Si sono presi Aragona. Speravo facessero pagare qualcosa all'Austria invece. Bravi.
aggressivo io. Fate un piccolo sbarco a Ceuta, dato che abbiamo delle finanze così mal ridotte. La Francia ci vuole bene, cerchiamo sempre di migliorare le relazioni. Una nave. Hanno un po' di navi sparse. Quel loro esercito pare non esistere da queste parti. Mi chiedo dove sia. Otto ducati, non fa male. Io direi di mandarli. Oh mio Dio, sono entrati in alleanza col Portogallo. Ecco, le cose che non dovrebbero succedere. Vediamo se possono chiamarli. Noi possiamo chiamare ad esempio loro. No, perché è iniziata più di 60 giorni fa. Quindi neanche loro potranno chiamarli. Vero? Tra l'altro noi non abbiamo niente. No, siamo rivali alla Castiglia. Vediamo che nemici abbiamo per curiosità. Venice. Abbiamo un piccolo numero di nemici. Come abbiamo fatto ad avere così tanti nemici in così poco tempo? E basta che, ti prego, non entrate in guerra. Non entrate in guerra. C'ho il limite a tutto. Siamo un po' da troppo tempo in alto mare. Dove sono ste navi? Ma se ne rimangono qua? Allora io, se rimangono lì. Ma qui ci sono tutte? Hanno in totale 20 navi, quindi qui ce ne sono 19. Manca solo la nave che hanno lasciato qua e che sarà nostra facile per prima. Magari lasciamone una qua a fare un po' meglio la sedia. Rifugiati bizantini. Questo costa un po', ma ci dà prestigio e soprattutto meno costo tecnologico. Aspettiamo, certamente facciamo questo. Cosa che dice? Rifugiati bizantini. Mio signore, Bisanzio è caduta ai Saraceni, l'ultimo bastione dell'impero romano, la città di Costantinopoli, è ora in mani turche. Perché dice Costanti di Costantino, la città di Costantino? Come la cristianità si riprende allo shock, i rifugiati bizantini insomma, si rifugiano nelle città e corti dell'Europa, portando con essi antichi manoscritti di conoscenza classica tratti da Aristotele, Platone, Galeno, e portano conoscenza sia del latino sia del greco. Invitare questi rifugiati a Venezia può garantire un enorme miglioramento nei nostri sforzi nei campi della cultura e della scienza. Per in tutti i modi farli venire, oppure non abbiamo bisogno del loro aiuto. Secondo voi qual è la cosa migliore? Sì, e questo beneficio durerà per 30 anni. Quindi io lascio passare più tempo possibile perché in questo momento non lascio qui la cosa in sospeso. Allora, ma di sicuro prendiamo quello. Siamo in perdita. Allora io direi, dato che ne abbiamo la possibilità, di assediare anche Porto. Così non ha, tutte le province sull'oceano saranno
le nostre navi. Quando è che arrivano queste? A marzo. Questi castigliosi non mi piacciono. Comunque ho fatto bene a dichiarargli guerra. Cioè, se gli dichiaravo guerra un po' dopo, non avrei avuto più l'occasione. Allora. Vabbè, qui non c'è fretta. Prendiamo un'altra barca, un altro brigantino, quello che è. Sono contento che l'Inghilterra se la passi male, un rivale in meno, un pericolosissimo rivale in meno. Invece Corfù mi sa che cadrà, dato che non facciamo niente per salvarla. Qui dobbiamo stare attenti che non arrivino portoghesi. Perché sembrano molto intenzionati a comparire. Nel qual caso dobbiamo essere pronti a scappare. Come se la cavano queste qua? Ma per ora sono ancora. Abbiamo i debiti, però ci stiamo arricchendo con sti assedi, eh? Con sti saccheggi. Ecco, cos'è che stavo dicendo? Vabbè, una nave in meno non farà male. Questo cosa ci fa qui? Un cog. Non possiamo tenerlo. Questo almeno facciamolo scappare prima che sia troppo tardi. Questi ci arrivano in tempo, speriamo. Dai, il tuo sacrificio salverà la flotta. Si spera. 7 maggio. Almeno non l'hanno catturata. Dov'è che vai? Ah, stanno andando in Galizia. Scusa, terzo di Ceuta. Cosa sta... La flotta... Ah, è il nome della flotta. Ok. Il 17. Ok, comunque almeno... Questi uomini sono salvi. Questo sarà il loro esercito col generale, quindi... Ah, no, in Galizia è andata. Questi cosa fanno? Se ne rimangono. Vabbè. Appunto, la conquista è la Grecia. Ci ha dato solo più 2 di force limit, il che è assurdo. Quindi non ho, devo capire come funziona questo limite. Ok. Abbiamo fino al... un bel po', insomma, per un bel po' di tempo, un bel beneficio tecnologico. Chi sono i nostri nemici? Perché non voglio trovarmi troppi nemici. Chi non vogliamo come nemico? L'Austria, però non possiamo farci niente. La Bavaria, perché è nostra nemica? Cioè, cosa volete? Facciamo la Bavaria. Cerchiamo di fargli cambiare idea. Antonio Francisco de Carvalho. Oh, buono. Antonio Francisco.
questa loro flotta un po' problematica. Allora, io qui stacco le navi da commercio e le faccio un po' commerciare per salvare i nostri traffici. Com'è questo nodo commerciale? Vale proprio zero? Ma invece non vale più zero. E se togliessi qualcuno? Perché non so quanto potere abbiamo, ma portiamo 0, cioè proprio niente portiamo. E qui quant'è che portiamo? Ah, qui portiamo un po'. No! Avrò perso un ducato però. Vabbè, pensavo magari di trasferire. Starei perdendo. Base a cosa suppongono che io stia perdendo? Allora facciamo così. Mandiamo a Tunisi. Cosa sta? Perché si sovrappone? A collezionare denaro. Girolamo Rizzo da Alessandria. E intanto questo facciamo pattugliare Tunisi. Non andare troppo lontano. Speriamo anche di. Però gli usciti siamo troppo in preda a sti eventi. Corfu ancora, però gli usciti non ho voglia di perdere 50 prestigio. Vabbè, non lo perderemo, prima o poi riusciremo a sistemarli. Tanto qui. Vabbè, pian piano avevamo visto che. Oh, bravi. Andate ad assediare costoro. Cavoli, se potessimo trasportare questo. Credo ci sarà consentito, vediamo. Potremmo assediare anche l'ultima città. Braganza. Sarà difficile togliere questo all'Austria. Punterei più che altro quello della Svezia. La Svezia però non ha nessuno, l'Austria non due, allora magari questa. Vabbè, aspettiamo di avere più. Loro per ora se ne stanno rimanendo qua. Pareva Corfù. Io direi di fare questo anche in Epiro. Voi ve ne state buoni. Bravi, bravi. Però questi qui stanno un po' rompendo adesso, eh? Ma certo che per fare uno sbarco voi ci mettete 2 mesi.
chiedo se. Oserebbero attaccarci. Secondo voi? Se noi ce ne stiamo qui. Non sembra che osino. Cosa? Wessex defected. Dov'è Wessex? Sarà qui? No. Wessex. Questo. Perché prima non era dell'Inghilterra? Cose difficili da comprendere. Allora, forse ci conviene. Poteva anche venirmi in mente prima, ma non ho pensato di pensarlo. Cavoli, avevo la possibilità di quanto? 0,9, ma è scoppiata una rivolta. Allora, qui reclutiamo una bella nave pesante. E qui. No, basta. Siamo già oltre il limite. Oh, Lisbona è caduta nelle nostre grinfie. A questo punto questi li richiamiamo. E se riusciamo. Andiamo ad assediare anche questa, sperando di non essere rispediti a casa dai portoghesi. No, dai, non era. Vabbè. Abbiamo un po' troppi nemici. Finora l'unica cosa che sta andando male è questa. Troppi nemici. Perché se consideriamo invece come sta andando ad esempio la guerra. Siamo abbastanza soddisfatti. Vorrei costruire questa, però i rivoltosi così vicini non mi piacciono. Ah, chi c'è lì? Una bella. Ci avete distrutto una nave. Adesso. Peccato, non l'abbiamo catturata. Per fortuna questi qui non viene neanche in mente di attaccarci. Le nostre navi potrebbero affondare da sole, però per il resto va tutto bene. Pareva che non ci facessero un embargo anche loro. Come va? Speriamo di concludere presto gli assedi. Io qui aspettavo un attimo, più che altro perché. Non so perché. Potrei farlo anche subito perché non credo potremmo avere un vantaggio superiore. Ma sì. Così costruiamo qualche edificio utile. Cos'è più vantaggioso a Venezia? Penso questo.
potrei anche provare con quello svedese. Ok, questo l'abbiamo mandato. E a sto punto io direi di far tornare il prima possibile la flotta, prima che affondi davvero. Niente pattuglie. Allora, gli assedi più importanti sono sti due. Quando finiranno questi, finirà la guerra. Perché sono proprio le isole che voglio togliere al Portogallo. Spero anche, a dire la verità, però, che ci sia speranza. Di guadagnare anche un po' di soldi come rimborso. Ehi. Dai, la flotta è tornata sana e salva. Nonostante qualcuno temesse no. Bene, bene. Non riusciamo ad attaccargli l'esercito perché. Mio Dio. Ah, questi li teniamo qua al momento. Questi naturalmente non sono ancora nel range. Quant'è che sono? Ci riesciamo, vero? Se ho fatto ancora un errore di calcolo. Casablanca. Ho paura di aver fatto un errore di calcolo. No, più che altro non un errore di calcolo, ma pensavo che. Ma qui è 30. Guadagniamo 34. Eh no, non è abbastanza. Casablanca, ok, dobbiamo prendere Casablanca. E per farlo useremo questi uomini. Abbiamo già rotto le mura qua. Questi se ne stanno buoni. Qui aspettiamo. No, non aspettiamo, andiamo lì su. Possiamo global settle, vabbè, fare cose poco importanti al momento. Ci serve subito. Le dispute affliggono il governo. 15. Trade range, no, questi non ci interessano neanche loro troppo. Quant'è che ho di bonus? 15%.
Io direi comunque di investire in questo come prima cosa. Come hanno fatto ad aver già la colonia? Mio Dio. Ma non cresceva di 30 all'anno quella colonia lì. Devono essere stati un po' troppo fortunati. Devo bruciargliela. Oh. Però vabbè, gli cambierò la cultura. Vabbè, allora dobbiamo assediare pure quelli. Cosa succede qua? Arriva a porto il 7. Ah, lasciamoli fare. No, forse meglio distruggerli subito. Se riuscissi a guadagnare il prestigio necessario. Non possiamo farlo, eh? Ah no, possiamo, forse. Ah sì, no, niente. Allora non ho sbagliato, non si capisce più niente. Comunque. Sto perdendo. Ah no, non so se sto perdendo. Non capisco più niente. Allora loro non hanno proprio più esercito a questo punto. Stanno pure richiamando la flotta. Avrei voluto batterli in una battaglia navale, è finito il trattamento per Creta. Vabbè. Come va qui con i ribelli? Quelli greci non ce la stanno facendo passare molto bene. Allora, noi dovremmo stare sempre attenti, come al solito, che non arrivi la flotta portoghese. Ah, l'Inghilterra ha comunque vinto. Madeira è caduta. Beira è caduta. Fantastico. La Francia qui, ah, ok, abbiamo raggiunto il massimo in relazione. Posso aspettare 4 giorni? No. Se riuscissi 24-25. Ok, forse ce la faccio. Milano, come va?
Genova. Ma se cerchiamo. Genova potrebbe essere un alleato all'inizio. Anche Milano potrebbe essere un territorio di conquista. Ti prego, cadi, cadi, cadi. No. Defender, diserbo. Solite stupidaggini. E questi cosa fanno? Ci vanno comunque, cadi. Ah sì, vanno in Algarve. E noi cosa facciamo? Questi intanto li lasciamo qua. Oh. Non fa molto paura là. E questi allora a sto punto direi di mandarli da questa parte. Dato che non sembra che l'Algarve possa. Penso che non ci farà molto bene non avere. Eppure la Morea. Allora, speriamo che la guerra finisca presto. Scusate. Ok, possiamo integrare questo. Ecco, l'Algarve finalmente è caduto. Bravo. Flotta portoghese. Azzorre cadute. Sono tutti caduti. Decaduti. Dove andate? Lusitanias. Ok, andatevene via. Così mi piacete. Cardinale non è più dalla nostra parte. Crimea è diventato un protettorato polacco. Vabbè, per fortuna sono alleati. Allora, qui richiamiamo le cog. Qui le mandiamo di qua. Questi sono di meno. Ne ha mandati un po' da un lato e un po' dall'altro. E il commercio come va? Ma sì. Ma stanno perdendo navi perché non hanno più. Già. Vabbè, sarebbe stato forse più onorevole batterle in una battaglia. Invece le stanno perdendo perché non hanno più porti dove rifugiarle. E se mandassi solo le navi a trasporto? Sono più rapide loro. Cog, speed 5, no, sono molto lente. Non ha senso. Allora io però direi di lasciar solo due navi qua e le altre di mandarle alla fine qua. Ma quanto ci vuole a far fuori sti due pistolini qua? Ma
Siamo in 6.000 uomini a sediarne 100 adesso, mi sembra esagerato, no? Adesso mando tutto l'esercito, così si penseranno meglio. Va, non penso bene. Se potessimo, no, ecco, far l'unica cosa che invece non doveva accadere. Perché avvengono solo le cose che non devono succedere? Allora, qui dobbiamo stare attenti. Questo. Sono a posto. Allora, facciamo un assalto a sti malefici, eh. Non se ne può più. Vediamo a Gibilterra come vanno le cose. No, ma non so nemmeno qui dov'è, chi mi ha messo? Dov'è la flotta? Davvero, dove è finita la flotta portoghese? Davis. Non hanno più. Boh, le hanno proprio abbandonate le navi. Non so per quale ragione. Quindi non abbiamo niente a temere. Ma che bello. Allora, quindi qui andiamo all'assalto. Poi andiamo a sconfiggere i nostri ribelli. Vediamo come funziona con i. Ok, bruciamo la loro colonia, non ne voglio sapere i coloni, un po' troppo. Ripaghiamo il debito, però il prossimo non riusciamo a ripagarlo, mi sa. Allora, quindi a sto punto questi li facciamo. Beh, dai, la guerra direi che è conclusa. C'è solo Casablanca. Vabbè, adesso richiamiamo da Genova il nostro diplomatico. Possiamo prendere una decisione, un'ottima decisione. Perché non potevamo prima? Beh. Ah, perché non avevamo. Ah, è giusto, però adesso ci serve. Beh, però questa la prendiamo. Com'è il rischio di rivolta nelle. C'è meno rischio di rivolta a Lisbona che non nelle nostre province. Sarà possibile. Il diplomatico è tornato. Adesso vediamo quanti soldi avete. Pochi, maledetti. Allora, questi sicuro. Questo e questo di sicuro. L'overextension non è tanta. Trattati con la Castiglia. Sì, direi.
Casablanca, Ceuta. Questo è un po' più indeciso. E questi maledetti, quando è che riusciremo a scacciarli? Perché loro saranno i prossimi. Allora, voi potete tornare. Beh, attendiamo la fine dell'assedio. Ah, casa, finito l'assedio. Ok. Vediamo la distanza effettiva di tutti questi. Allora, l'unica. Queste due potrei annetterle. Cioè, integrarle. Allora, e Casablanca? Non so cosa fare di Casablanca, perché integrarla mi costerebbe 80. Un po' troppo. Però del resto è l'unica soluzione. Poi è islamica, giusto? Ancora islamica. Anche questo è un problema. Non ha collegamenti terrestri. Beh, neanche le altre. Tutti costoro. Questo sto punto potrebbe tornare. Però a sto punto facciamo prima farlo raggiungere. Che storia. Allora, adesso questi li mandiamo senza indugio a liberarci dai ribelli. Soprattutto da quelli greci che stanno avendo un po' troppo successo. Questi direi di mandarli a Venezia, che adesso sarebbe più proficuo. Il mercante lo facciamo tornare ad Alessandria. Wow, ma siamo di una fortuna. Ah, ne avevamo perso uno, però ne abbiamo subito riguadagnato un altro. Chi è adesso che ci è inopportuno? L'Inghilterra, però questo non glielo togliamo di certo. La Spagna. Beh, sappiamo anche la Francia può essere pericolosa. Il Gellere, no. Che non me lo sono dimenticato, invece sì, non ho messo come rivale il Portogallo. Beh, lo mettiamo ora al posto di Algeri. Ci costerà meno nella pace, però potevamo avere più prestigio. Vabbè. Genova, non farti sconfiggere dagli ottomani. Oh mio Dio, ma quanto ci impiegano ad arrivare? Spero. La Danimarca ha annesso l'Holstein. Qui noi possiamo. Gli irlandesi si vanno a guerra tra loro per essere senza accorgersi che in questo modo verranno solo mangiati, pappati dai.
dagli inglesi. Ok. Quant'è che mi costa 99? Beh, non gli do, non gli ridò aiuto al Marocco, cosa mi interessa? Con l'Austria e l'Ungheria, fai fuori i trattati. Questa è la pace. 19 prestigio. Può andare. Gliela mandiamo subito, così guadagno anche un'instabilità. Ma sì. Non ho visto chi. BB. Troppo lontana. 81 non li abbiamo. Chi ha sofferto di espansione aggressiva? Ma quasi nessuno. La Francia, zero. Ok. Abbiamo guadagnato stabilità. Abbiamo perso il casus belli col Portogallo. Save the Lombard people of Ferrara. Ok, questa potrebbe essere una buona idea, però non hanno alleati. Però volevo prima far fuori la Serbia, mi sembra assolutamente prioritario. Golden Horde ha liberato Rizza. Questi qui verranno mangiati da Mosca. Dai, che arriviamo in tempo, ragazzi. Spero di salvare tutti gli assedi. Ci salveremo. 30. Ok. Vai. Perché siamo in. Allora, io direi. Riduciamo un po' le spese navali, un bel po'. Vediamo se abbiamo magari una Bavaria in meno come nemico. No, sempre nostro. Non cambiano idee. Ma perché? Ungheria, Marocco, cerchiamo più che altro che di non aumentare il numero dei nemici. Dai, vi voglio in rotta, ragazzi. Allora, due navi da trasporto. Ci vuole a fare una battaglia. Ok. Però due navi da trasporto. Posso dargliene solo una perché sennò come carico l'esercito? No, anzi. Idea, ne lascio un po' all'assedio di esercito. E qui come va? Ma va bene, va bene. Non ho più debiti, credo. E tra l'altro, adesso mi. Ah no, ne ho due. Però l'interesse è al 3%, grazie al Monte Nuovo. Ho un po' di. Costano tutti 80. Prima farò però il. Boh, non so quale farò. Quella portoghese.
li rimandiamo a Treviso. Ascoltate, patrioti. Vi ho distrutto cosa. Come stanno per in. Allora. Questo cos'è? Timuriz. I nemici dei nemici. Timuriz non mi sembra così pericolosi. Per gli ottomani. Allora, qui iniziamo a far questo. Possiamo mandare qualche. No, è ancora troppo lontano. Ce la faremo a salvare Brescia? Il Rio d'Oro? Giusto! Cosa stavo aspettando a far questo? So che costa un po' di potere, però. Accidenti, qui non c'è. Oh. Situazione. Dov'è la flotta? Flotta, salvaci tu. Qualche notizia buona ogni tanto, eh? Beh, dai. Anche questo episodio è andato bene. Direi sconfiggiamo questi rivoltosi e lo concludiamo. Già che di certo li sconfiggiamo. Cavoli, però, eh? No, dobbiamo aspettare un po' che si ricarichi. Però non possiamo neanche aspettare troppo. È in territorio nemico, però non si ricarica. Quanti giorni mancano? 19. Dobbiamo fare in modo che arrivino l'1. No, il 2 volevo dire. Ok. 2. Arriveranno in tempo. Perché il 3? Il 2 arriva. Mi sa che dovremmo accettare le richieste dei greci per qualche strana ragione, nonostante li abbiamo già 4 giorni. Chi arriva prima? Cosa succede prima? La battaglia o l'assedio? La battaglia, ottimo. Mandiamo gli ungheresi. Qui dobbiamo stare attenti che non succeda niente di grave. Direi, reclutiamo. Qui ce la facciamo, ragazzi, forza, eh. Ho capito che è montagna. Ma. Salvatore di Guzman. Brutto eretico del cavolo. No, eh. Siamo sbilanciati. Sulla cavalleria. No, però li abbiamo battuti. Forza, ragazzi. Ok. Fine dell'episodio. In questo episodio abbiamo preso le isole ai portoghesi e anche Casablanca. Ecco, possiamo integrarle. E forse ci conviene riservargli un trattamento. E quindi, secondo i nostri piani, vorremmo impedire al Portogallo di poter colonizzare alcunché.
Però la Castiglia ha ancora quest'isoletta sperduta, le Canarie, queste isolette, l'arcipelago delle Canarie, e quindi rimane una minaccia. Intanto nello scorso episodio, Jacopo Casanova ha scoperto l'America. Nessuno ci ha fatto tanto caso. Allora, va bene, dai, alla prossima.